La legge di stabilità prevede un taglio ai patronati che ne mette in discussione la sopravvivenza. Per salvaguardare i servizi di assistenza ai cittadini, i responsabili territoriali degli istituti autonomi di tutela in favore, in particolar modo, dei lavoratori e dei pensionati erano presenti sul lungomare di Sapri con un gazebo per una raccolta firme da inviare al governo che vuole ridimensionare l'attività di 27.489 sedi in tutta Italia con il taglio di fondi destinati alla tutela dei diritti. Quindi cosa chiedete al governo? Noi chiediamo che questi tagli indiscriminati non fanno altro che tagliare i diritti a queste persone, le quali nel momento in cui il patronato, diciamo, chiude i battenti e saranno costretti a rivolgersi dal faccendiere di turno oppure, diciamo, non lo so, dal privato, quindi con un aggravio anche di spese che in questa situazione particolare in sostanza pesa. La cosa più, diciamo così, assurda è che il governo va a tagliare dei fondi che non sono del governo. Cioè, questa è la cosa importante da dire, e sta venendo fuori anche in Parlamento, sono state già raccolte 138 firme di parlamentari che sono contro questi tagli, perché questi fondi vengono, diciamo così, dati da 21 milioni di persone in Italia che sono i lavoratori, dipendenti autonomi, ma anche da parte dei datori di lavoro, quindi una piccola percentuale dello 0,226 mi pare, se ricordo bene, che servono proprio a tenere in piedi queste strutture sindacali e non, che servono poi a dare delle risposte gratuitamente, diciamo, ai cittadini che si rivolgono a noi. Basta pensare che mediamente nei nostri uffici a livello, diciamo così, nazionale si rivolgono 10-12 milioni di cittadini in sostanza all'anno. La raccolta delle firme continuerà anche nei prossimi giorni. Chi vuole esprimere il proprio no ai tagli ai patronati potrà recarsi presso le sedi presenti sul territorio.